Buonasera, tra poco insieme con il telegiornale parleremo inevitabilmente di quello che è successo oggi nelle regioni, le zone del centro Italia colpite dal terremoto e come sapete ormai da giorni da fortissime nevicate. Parleremo, torneremo all'albergo di Rigopiano perché ci sono buone notizie. Già da ieri l'euforia, la gioia le voci che venivano da sotto le macerie, il ritrovamento prima di un bambino, ricorderete, vi abbiamo dato conto già nell'edizione di ieri sera, in quelle anche già della giornata, delle prime persone salvate. Ecco, durante la notte, nel corso della notte, i vigili del fuoco, i veri eroi di questa vicenda, hanno trovato e tirato fuori altre persone, altri bambini, le vedremo queste immagini davvero commoventi, fanno venire i brividi, quindi i soccorsi che vanno avanti, anche se l'aggiornamento è che nelle ultime ore, negli ultimi minuti, prima del telegiornale, si sentono, hanno detto i soccorritori, dei rumori che vengono dall'interno, da sotto le macerie, non si sentono più voci, quindi qualcuno che si sta muovendo o invece il semplice e meno di buon auspicio, scricchiolio delle macerie. Lo vedremo, ve lo racconteremo. Quel che è certo è che persone sono state tirate fuori e quindi la gioia, l'euforia, dicevamo, ma anche l'angoscia, perché da sotto le macerie sono anche stati tirati fuori corpi senza vita e c'è appunto l'angoscia, il dolore, anche la rabbia, giusta, comprensibile, dei parenti di chi aspetta notizie, perché i dispersi sono ancora 23, questo è il numero che è stato dato dalle autorità ufficialmente, dalla prefettura. Poi ancora su quelle zone ci sono tanti problemi legati al maltempo, perché non c'è solo l'albergo di Rigopiano, vi abbiamo raccontato anche dei problemi che ci stanno in tutte le zone, le tante frazioni che sono rimaste per un periodo anche senza acqua, ancora adesso senza energia elettrica, quindi senza luce, senza in alcuni casi riscaldamento. Ecco, i nostri inviati hanno raggiunto queste zone, queste frazioni e vedremo che c'è un innalzamento della temperatura che ha portato a un allarme preoccupante, un allarme di nuove slavine, nuove crolli, valanghe, insomma, che possono mettere ancora di più a rischio la vita delle persone, compresi i soccorritori che sono lì sul posto. Dicevamo, ci sono le polemiche, ecco, lasciamo fuori quelle politiche sul terremoto non si può prevedere, ma certo il maltempo sì. Su tutto questo ci saranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni le inchieste di chi se ne deve occupare, magistratura, giudici e quelle saranno le risposte che da lì arriveranno le risposte opportune. Ma nel telegiornale dovremo parlare anche di un'altra tragica notizia, un incidente gravissimo, ci sono tante vittime, tanti ragazzi ungheresi, un incidente sull'autostrada A4 vicino Verona, un pullman forse, ma ancora non è chiaro perché aveva problemi ad una ruota, ad una gomma, ha sbandato, è andato a sbattere contro un pilone dell'autostrada e dicevamo si è incendiato e ben 16 ragazzi ungheresi che erano all'interno non sono riusciti a salvarsi. Tanti sono scampati, ma ci sono anche tanti feriti gravi, ne parleremo. Come torneremo su chi ha potuto e ha voluto, ieri ha seguito tutto durante il pomeriggio la cerimonia di insediamento, Trump, il nuovo presidente, Donald Trump, nuovo presidente degli Stati Uniti. Partenza, se ce lo concedete, col botto perché subito i primi decreti per ridurre il peso della riforma della sanità di Barack Obama, presidente, ex presidente, e allora dell'Obamacare Trump non solo ha ridotto alcuni dei provvedimenti attuativi, ma si ripromette nei prossimi giorni di cancellarla proprio. E Trump che così, insomma, lui ha detto nel discorso, ripeto, se avete avuto occasione di sentirlo, presidente di tutti gli americani, è veramente così?
insomma, c'è stata oggi una grande manifestazione, anzi diverse manifestazioni in tante città, non solo americane, ma insomma le più importanti a Washington, New York, Boston. Ne daremo conto con le donne in marcia contro Trump. E allora, questo ed altro, perché ci sono anche altre e tante notizie importanti, ma insomma in scaletta ne parleremo tra poco, iniziamo tra 30 secondi con i titoli. Sono 9 le persone tratte in salvo delle ultime ore dall'hotel di Rigopiano, 5 invece i corpi senza vita recuperati. Continua senza tregua, in condizioni molto difficili, il lavoro dei soccorritori. Non sentiamo voci, ma solo rumori. Potrebbero essere le strutture che cedono. Nessuno dei sopravvissuti, ora ricoverati, è in pericolo di vita. L'ospedale di Pescara si è trasformato in una sorta di chiesa laica dove si incontrano i familiari di chi ce l'ha fatta e di chi ancora spera. Insieme piangono e pregano e si arrabbiano per come è stata gestita l'emergenza. Hanno ragione, dobbiamo rispettarli, commenta il viceministro Bubico. E in un quadro di totale emergenza si aggiunge ora il pericolo di nuove valanghe lungo tutto l'Appennino, tra Marche, Abruzzo ed Umbria. L'allerta della Protezione Civile è a livello 4 su 5. Restano isolate molte frazioni nelle province di Teramo ed Ascoli, senza acqua e luce da oltre 72 ore nelle ultime 24 ore, messe in salvo 1000 persone. 16 morti, 39 feriti, alcuni dei quali in condizioni molto gravi, è il tragico bilancio dell'incidente avvenuto la scorsa notte sull'autostrada A4 all'altezza dello svincolo per Verona. Un pullman ungherese proveniente dalla Francia con a bordo ragazzi tra i 14 e i 18 anni, alcuni genitori e professori, si è schiantato su un pilone prendendo immediatamente fuoco. Tra le cause ipotizzate il cedimento di uno pneumatico. Tra i primi atti ufficiali del presidente americano Donald Trump, un decreto che limita gli effetti dell'Obamacare, il sistema sanitario voluto dal suo predecessore. Nelle strade di Washington, migliaia di persone, donne soprattutto, protagoniste di una marcia contro il presidente neoeletto, manifestazioni anche in Europa, a Londra c'è anche il sindaco Khan. Buonasera, dunque si continua a scavare tra le macerie dell'albergo Rigopiano travolto mercoledì scorso da una slavina, ricerche che vanno avanti dando risultati. Oggi, durante tutto il corso della giornata, dalla notte fino a poche ore fa, 4 persone sono state salvate, in tutto sono 9 gli estratti vivi. Tra poco le immagini, ripetiamo, davvero commoventi, da brividi, dei salvataggi, ma ci sono anche altri aggiornamenti, non tutti positivi, su quello che sta succedendo. La vedo già collegata alla nostra inviata Antonella Galli, dalla sede del coordinamento della Protezione Civile a Penne. Allora, a te la parola, Antonella, tutti gli aggiornamenti. Sì Paolo, buonasera. Dopo la bellissima giornata di ieri, sicuramente oggi è stata una giornata un po' più complicata e per diversi motivi. Primo fra tutti quella cifra, 5 vittime, le ultime due donne tirate fuori da quel che resta dell'hotel Rigopiano questa mattina all'alba. Ma una giornata difficile anche per un altro motivo, per le condizioni del tempo che sicuramente non hanno facilitato l'operazione di soccorso. Tenete conto ad esempio che è nevicato tutta la giornata e gli elicotteri non si sono potuti alzare in volo, quindi tutti i soccorsi, tantissimi tra l'altro, hanno dovuto percorrere quella strada che vi abbiamo raccontato in questi giorni, prima non percorribile, adesso un pochino di più, ma è sempre una via molto difficile da percorrere. Comunque questo ovviamente non ferma i soccorritori, forse riuscite a vederla alle mie spalle, che fermento che c'è qui nel centro operativo, e allora vediamo come andrà questa giornata, come i soccorritori non mollano mai, non lo faranno neanche nelle prossime ore. Vediamo il servizio. L'acqua, ce l'abbiamo, te la diamo in troppa acqua, la giornata che si scivola. Chiede l'acqua Ludovica agli uomini che ieri sera l'hanno salvata, oggi però è tutto un altro giorno, con il maltempo che non ha dato tregua e il dolore per quelle 5 vittime che pesa tanto, ma non ci si ferma mai. Il centro operativo dei soccorsi sembra un formicaio, gente che va e viene, zaino in spalla, turni serrati, si dorme qualche ora, ci si cambia gli abiti, zuppi di fatica e sudore e si riparte per tornare lassù in quell'inferno di neve. Eccoli al lavoro, questi angeli del ghiaccio sopra l'albergo di Rigopiano, completamente sommerso dalla neve.
nelle immagini del soccorso alpino. Pali in mano a distanza precisa l'uno dall'altro per tentare di aprirsi nuovi varchi, si lavora in condizioni sempre più difficili con il pericolo di slavine arrivato ormai a livello 4. C'è una temperatura che si è alzata di qualche grado, che questo al posto di favorirci ci ostacola, perché la neve sciogliendosi diventa più scivolosa, c'è più umidità e appunto è salito il rischio di eventuali altri distacchi. Nelle viscere di quel resort che la valanga ha in parte ribaltato ci sono i vigili del fuoco. Nelle ultime ore stanno tentando di raggiungere la parte più interna, perché potrebbe essere quella meno danneggiata e per questo aver protetto qualcuno dei dispersi. Oggi si sa che sono ancora 23, tanti, tantissimi per potersi fermare. Anche se con il passare delle ore tutto diventa più silenzioso, ci sono ancora dei rumori, dicono, ma potrebbero essere parti dell'albergo che si muovono. Ieri c'era la grande spinta dei sopravvissuti ancora in vita. Oggi cosa vi porta avanti? Ma oggi abbiamo la stessa spinta. Non è detta affatto l'ultima parola, possono esserci ancora persone in vita, e l'abbiamo visto ieri, per cui bisogna continuare solo a lavorare in maniera veloce, precisa e professionale. Perché nei cuori restano proprio quelle immagini delle persone già salvate, dei 4 bambini tirati fuori da quella trappola. Erano in questa stanza, la sala del biliardo, erano in 3 qui da soli, nessuno che li rimproverava perché mangiavano solo Nutella, l'unico cibo che hanno trovato. Questa dunque la giornata, abbiamo sentito il numero dei dispersi, 23, che porta di conseguenza un numero nuovo, inedito, diciamo così, quello delle persone presenti dentro l'albergo nel momento della slavina, che quindi salgono, tenendo conto anche delle persone sopravvissute e delle vittime, a 39, non sarà mai arrivata a questa cifra, però ovviamente è una cifra data per certa, ma con un limite, un margine minimo di errore. Contate quindi quante persone in queste ore stanno aspettando notizie che non arrivano sui loro cari, una giornata per loro sicuramente difficilissima, sono tutti nell'albergo di Pescara, non si muovono da lì, insieme a loro c'era il nostro inviato Simone Costa, vediamo il suo servizio. È una interminabile e dolorosa attesa quella che si consuma dentro e fuori l'ospedale di Pescara, luogo che in queste ore sembra trasformato in una sorta di chiesa laica dove si prega e si aspetta. I familiari dei dispersi, che diventano ufficialmente 23 verso ora di pranzo, camminano avanti e indietro con la testa bassa e gli occhi gonfi, attendono notizie mentre si incontrano con i parenti dei sopravvissuti certi, e si susseguono solo false piste, indiscrezioni di ritrovamenti nella tragedia dell'hotel di Rigopiano. Con il passare delle ore però il numero dei superstiti trasportati nella struttura adriatica non cambia. Erano 9, 4 bambini e 5 adulti già ieri sera, e 9 restano anche nell'ultimo bollettino diffuso dal direttore sanitario della struttura. Sono presenti in questo ospedale sempre 9 pazienti, 4 bambini e 5 adulti. Le condizioni del paziente operato questa mattina sono discrete ed è sottoposto a monitoraggio continuo per la valutazione dei parametri vitali. Gli altri stanno tutti quanti molto bene. Da lunedì, eccetto che per il paziente operato, verranno valutate le probabili dimissioni. Le vittime restano 5, 2 non sono ancora state identificate mentre viene diffuso il nome della terza. Si tratta di Nadia Acconciamessa, la mamma di Edoardo Di Carlo, uno degli ultimi bambini estratti vivi sotto le macerie dell'albergo. Suo padre, Sebastiano Di Carlo, è ancora disperso. Disperso risulta anche Stefano Feniello. La fidanzata, Francesca Bronzi, era andata nell'hotel Rigopiano per festeggiare il compleanno del suo ragazzo. Lei è stata recuperata ieri sera. Si trovava nella sala del camino dal letto dell'ospedale. Continua a chiedere di Stefano, nessuno sa cosa risponderle. Il padre di Stefano si aggira distrutto dal dolore e arrabbiato, cercando le stesse risposte. Sto aspettando da 3 giorni mio figlio. Sono il papà di Feniello Stefano. Sono il papà. Ma non gli hanno detto nulla. Mi hanno detto che mio figlio lo stavano recuperando, ancora non arriva. La catena della comunicazione mostra crepe visibili secondo i familiari dei dispersi. Sono arrabbiati e ieri lo hanno mostrato durante il primo bollettino medico diffuso dall'ospedale. Oggi li ha incontrati prima il prefetto di Pescara, poi in serata è arrivato anche il viceministro dell'interno Filippo Bubbico. Un incontro teso al termine. Bubbico ammette i problemi nella comunicazione e la volontà di continuare le ricerche nella speranza di trovare ancora dei sopravvissuti. I familiari hanno ragione, perché i familiari soffrono.
e i familiari vivono una condizione di ansia che merita comprensione da parte di tutti. Quando arriva la sera i familiari e gli amici dei dispersi uno alla volta vanno via sperando che nella notte arrivino buone notizie dai soccorritori dell'Hotel Rigopiano. Allora ringraziamo Antonella Galli che tra l'altro ci diceva delle difficoltà per le nevicate che vanno avanti anche in queste ore, difficoltà che riguardano tutta la zona del centro Italia, in particolare le province di Teramo ed Ascoli. Ci sono problemi naturalmente nella circolazione, negli spostamenti, ma anche, e ve lo stiamo raccontando da giorni, nelle forniture. Tante frazioni, tanti paesini non hanno, è stata interrotta la fornitura di acqua, in molti casi ripristinata, in tante ancora oggi non arriva l'elettricità. Allora, iniziamo facendo un quadro della situazione più generale e poi sentiremo invece le testimonianze dalle frazioni raccolte dal nostro inviato Gui Chiappaventi. Non nevica e le temperature si sono alzate. Peggio, molto peggio, è la cartina del Servizio Nazionale di Previsione Valanghe a mostrare il pericolo che incombe lungo tutto l'Appennino tra Marche, Abruzzo e Umbria. Il rischio che l'enorme quantità di neve caduta nei giorni scorsi possa scivolare più in basso è al punto 4 su una scala che arriva a 5. Gran Sasso, Monti della Laga, Maiella, Terminillo sono le esposizioni più critiche. E poi c'è la Protezione Civile che nelle Marche raccomanda di prestare la massima attenzione a possibili slavine e smottamenti lungo le reti viarie. Nuovi allarmi che si innescano in un quadro di emergenza continua, soprattutto nell'area di confine tra Abruzzo e Marche, nelle province di Teramo e Ascoli Piceno. Molte frazioni e piccoli borghi sono isolate senza luce e senza acqua ormai da più di 72 ore e in altre invece si è arrivati appena in tempo, come a Pozza, frazione di Acquasanta, provincia di Ascoli Piceno, dove l'evacuazione degli abitanti, una trentina di persone, è avvenuta poco prima che una slavina si abbattesse sull'abitato. Gli alpini dell'esercito per tutta la giornata invece hanno provveduto a mettere in salvo con gli elicotteri gli abitanti delle frazioni isolate della Valle Castellana, provincia di Teramo. Almeno 120 persone sono state trasferite così ad Ascoli. Ma le storie di salvataggi si susseguono senza soluzione di continuità. Nelle ultime 24 ore la Protezione Civile ha preso in carica altre 1000 persone nelle zone colpite da sisma e maltempo. In Abruzzo, sulla Maielletta, carabinieri sono intervenuti per mettere in salvo una scolaresca rimasta bloccata all'interno di una struttura alberghiera isolata dalle nevicate. 192 persone, tra cui 160 studenti tra gli 11 e i 14 anni. E poi c'è il dramma degli allevatori e delle loro bestie. A Campotosto, provincia dell'Aquila, neve e scosse sismiche hanno fatto implodere un capannone di 2000 metri quadrati, una strage di mucche e vitelli. Quelli che si sono salvati rischiano adesso di morire per fame e freddo. Carabinieri, vigili del fuoco ed esercito stanno cercando di metterli in salvo, mentre le scosse continuano e il muro di neve è alto 4 metri. È il corso di Ioannella, una frazione di Torricella Sicura, non la Lasca, 750 metri d'altezza, a 20 minuti di macchina da Teramo. Macchina, se ci si potesse arrivare in macchina, perché da 6 giorni Ioannella è diventata una trappola di ghiaccio. Disperati. Guardate, siamo fuori dal mondo, non vedete? Guardate che casino. I soccorsi dove sono? Non lo so, io non lo so. Da martedì scorso, dicono in paese, non passa uno spazzaneve. Frese e turbine non sono mai arrivate. A dare una mano ci sono solo i soldati, non gli alpini, il reggimento Cavalleria dei Lancieri di Montebello. Comunque abbiamo altre zone, si sale su e ci stanno delle situazioni particolari. Ma la gente è ancora c'è? Della gente c'è della gente, abbiamo fatto degli interventi anche comunque tramite anche un collega dei carabinieri, sta con noi. Filippo Sciarra è un allevatore, le bestie fuori dalla stalla, senza cibo e senza elettricità, gli stanno morendo una a una. Il vitello aveva 5 mesi, adesso è mangiare per i lupi. Per pulire la strada del paese, Sciarra ha deciso di fare da solo col suo trattore, non gli hanno neppure portato il gasolio. Speriamo che un domani ci rimborseranno almeno il gasolio, qui siamo tutto a livello autonomo, stiamo uscendo altrimenti rimaniamo dentro e siamo senza gasolio, senza corrente da 5 giorni. Il sindaco sta davanti al municipio a Torricella con una giacca della Protezione Civile, dice testualmente che a bilancio per la neve ci sarà qualche 1000 euro, il noleggio di una ruspa costa 80 euro l'ora e che da 6 giorni non si è fatto vedere nessuno.
Io non sono soddisfatto di due cose. Uno, del coordinamento a livello provinciale, anche della prefettura. Io ad oggi non ho avuto nessuna turbina. Ho riaperto le strade con i miei mezzi che si vedono qui, con i mezzi del comune e non con le turbine. I mezzi sono questi qua che arrivano? Sì. Nonostante, questi sono mezzi affittati dal comune? Sì, sì, nonostante diciamo non abbiamo le turbine, sono riuscito a riaprire le strade, ma con uno sforzo mio. L'altro problema naturalmente la luce. La luce, l'energia elettrica, perché non può essere che l'Enel hanno portato i gruppi, non funzionano. Perché non funziona? Non c'è gasolio? Non c'è gasolio, perché uno è addetto a montare il gruppo, l'altro a mettere il gasolio, cioè una disorganizzazione totale. A Ioannella gli uomini partono per Teramo per rifornirsi di carburante per i generatori e cibo. Più su c'è un'altra frazione con altre 7-8 famiglie. State famiglie, senza niente. Ieri ha postato la protezione civile, ha dato un po' di vivere, un po' di latte, di pasta, di cosa così, ma cose d'emergenza. I soldati per raggiungerli hanno impiegato un'ora e mezza, poco più del tempo che in teoria servirebbe per arrivare a Roma. E stavano rientrando a casa. Dopo una settimana bianca in Francia, gli studenti a bordo del pullman ungherese che si è schiantato contro un pilone dell'autostrada A4 vicino, nei pressi della uscita per Verona. Incidente gravissimo, una strage di ragazzi, 16 sono morti, uno in coma, ci sono altri ragazzi feriti molto gravemente. Il pullman nell'impatto ha preso fuoco, tra le cause forse un problema ad uno pneumatico. Gli occhi gonfi, persi nel vuoto dei ragazzi, a cercare chi non c'è. Le lacrime che non smettono di scendere sui volti delle ragazze. Molti di loro sono di ritorno dall'ospedale dove sono stati medicati. È un lungo pomeriggio di dolore quello che trascorre in questo albergo, appena fuori dal casello di Verona Sud, dove sono ospitati gli studenti sopravvissuti, dove continua l'andirivieni della polizia che accompagna i familiari dei loro compagni morti, appena arrivati dall'Ungheria. A pochi chilometri da qui lo schianto del pullman che li riportava a casa dalla settimana di sci in Francia contro il pilone di un cavalcavia dell'autostrada poco prima della mezzanotte. A bordo dormivano quasi tutti, 56 persone, due autisti, gli insegnanti e alcuni genitori, ma per la maggior parte erano studenti di un liceo classico di Budapest. L'ultima sosta 3 ore prima nei pressi di Milano per il cambio alla guida degli autisti, poi l'impatto violentissimo, il guardrail che si infila in mezzo al pullman, tra le fiamme muoiono in 16. Non c'è più l'affiancata destra sulla carcassa bruciata, i sedili sono scheletri, le valigie mezze aperte. Sono usciti da quell'inferno anche a piedi nudi i giovani studenti, buttandosi fuori dai finestroni sfondati con il martelletto di sicurezza, trovato poi vicino al corpo di una delle vittime. Il professore di ginnastica che ha aiutato tanti dei suoi ragazzi a salvarsi è ricoverato in gravi condizioni nel centro ustionati dell'ospedale Borgo Trento di Verona. Sono 12 i feriti, alcuni ancora in gravi condizioni. Per tutto il giorno nell'albergo i ragazzi sono stati ascoltati dagli inquirenti, affiancati da un interprete e da una psicologa. Vengono tenuti lontani dai giornalisti. I ragazzi sono al corrente di quello che è successo, cioè dei compagni che sono morti, che non ce l'hanno fatta? Sì, sì, sono al corrente, ne sono coscienti. Li hanno anche, alcuni li hanno anche visti morire. La procura di Verona indaga per omicidio colposo plurimo. È presto per dire che cosa abbia provocato l'uscita di strada del pullman. Un malore, un colpo di sonno, un guasto. L'autista di un tir ha raccontato di aver visto il pullman poco prima dell'incidente con problemi tra una ruota e il motore. In Ungheria è stato proclamato per lunedì lutto nazionale. Oggi, fuori dalla scuola, sono state accese candele e deposti fiori. È iniziato il mandato ed è subito operativo il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ieri avete potuto seguire la cerimonia di insediamento in diretta qui sulla 7. E allora, cosa ha fatto Trump appena entrato alla Casa Bianca? Pronti via, cancellata la riforma della sanità di Obama. I canti, i balli e le emozioni del primo giorno come presidente questa mattina si sono fatti sentire su Donald Trump, che ha sofferto l'interminabile messa inaugurale. In effetti oggi Trump ha una giornata tutt'altro che semplice. In genere il weekend dopo l'insediamento è un passaggio di riflessione, ma non nel suo caso. Il presidente ha già un appuntamento vitale. Trump è atteso qui, poco fuori Washington, a Langley, la sede della CIA.
proprio nel cuore di quei servizi segreti che stanno indagando sulla sua elezione, in particolare sulla possibilità che, oltre agli hackeraggi organizzati dal Cremlino per danneggiare Hillary Clinton, sui quali più nessuno ha dubbi, lo ha dovuto ammettere a denti stretti lo stesso Trump e tutti gli uomini della sua amministrazione nelle audizioni di conferma in Parlamento, ci possano essere stati contatti diretti tra l'entourage del nuovo presidente e gli uomini di Putin. Entrare alla Casa Bianca con l'intelligence che indaga su di te è come avere una bomba che ticchetta in attesa di esplodere sotto la scrivania della Sala Ovale. Dunque, la nuova amministrazione vuole capire che cosa i servizi segreti abbiano sul presidente e, in secondo luogo, se esista un modo per superare il muro contro muro e recuperare la fiducia reciproca. Nel frattempo, Trump è già al lavoro. Ieri ha emesso il primo ordine esecutivo che chiude i cordoni della borsa all'Obamacare in attesa di firmare l'abrogazione approvata già dal Parlamento. I 10 milioni di americani che però, grazie a quella riforma, hanno avuto per la prima volta il diritto di vedere un medico, si chiedono dove sia l'alternativa che il neopresidente ha promesso. Anche lo staff della Casa Bianca è al lavoro. In una notte ha cancellato l'America di Obama. Dal sito del governo sono sparite le battaglie per il clima e per i diritti civili. Le prime, sostituite, lo vedete qui, da un piano per l'energia che non fa riferimento al riscaldamento globale, anzi promette una forte deregulation del settore e in particolare di resuscitare le centrali a carbone. Al posto dell'eguaglianza di genere e razza invece si trova una campagna in favore delle forze dell'ordine, della costruzione del muro al confine con il Messico e del secondo emendamento, il diritto di portare armi. È il contro Inauguration Day. Se Donald Trump ieri ci aveva raccontato di avere un paese unito dietro di sé, allora le immagini di oggi lo smentiscono già. I conti li ha fatti l'ufficio del sindaco di Washington. Ci sono molte migliaia di persone in più oggi a sfilare nelle strade della capitale federale per protestare contro Trump di quante ce ne fossero ieri a festeggiarlo. È una catena iniziata in Australia più o meno nelle stesse ore in cui il neopresidente e la First Lady facevano gli ultimi giri di valzer nelle feste ufficiali. È continuata a Seoul, in Corea, a Tokyo, a Berlino, a Parigi, a Milano. A Londra sono scesi in strada in 80.000 guidati dal sindaco, il musulmano Sadiq Khan. La chiamano la marcia delle donne perché è cominciata come una protesta delle donne contro il modo volgare in cui Trump le ha trattate e apostrofate, ma poi è diventata una marcia di tutti quelli che pensano che il nuovo presidente sia una minaccia per i diritti civili, per gli immigrati, per tutte le minoranze. Il modo in cui vuole trattare gli immigrati come cittadini di seconda classe, dice questa donna, è inaccettabile. I miei genitori non sono venuti in questo paese per questo, io sono qui per loro. Fiumi di persone ovunque, questa è Boston, questa è Los Angeles, questa è Denver, ma lo stesso a New York, Chicago, Dallas, Atlanta, San Francisco. Gli organizzatori sostengono già che si tratti della dimostrazione più imponente della storia americana dai tempi del Vietnam. Uomini e donne che indossano un simbolo, il cappellino rosa, ribattezzato Pussy Hat, per ricordare le parole del video di Trump in cui il magnate si vantava di potersi permettere di afferrare qualunque donna per le parti intime, proprio grazie al suo potere e alla sua ricchezza. Questa non è solo una marcia, è l'inizio di un movimento, hanno gridato dal palco di Washington. Tra le oratrici più applaudite l'attrice Ashley Judd, che ha ricordato i nomi di donne americane famose. Michelle Hillary! Lei, la candidata sconfitta da Trump, alla marcia non c'è, ma ha manifestato la sua solidarietà con un tweet. Grazie perché parlate e marciate per i nostri valori, importante come mai, penso davvero che siamo più forti insieme, cioè lo slogan della sua campagna. È l'altra America, insomma, quella che l'8 novembre, pur essendo la maggioranza, ha perso, ma che vuole ricordare a Trump che forse non può inaugurare una nuova era. Donald Trump, esempio vincente invece per tanti leader della destra europea. Oggi si sono riuniti in Germania a Coblenza, c'era anche l'italiano Matteo Salvini, il loro sogno, obiettivo, lo smantellamento dell'Unione Europea, così com'è. Il giorno dopo l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, i leader dei principali partiti della destra euroscettica si ritrovano in Germania, a Coblenza, pronti a sfruttare il vento che dagli Stati Uniti, passando per la Gran Bretagna della Brexit, può arrivare in Europa. Ieri una nuova America, oggi Coblenza, domani una nuova Europa. Parola di Geert Wilders, leader del Partito per la Libertà olandese, che guida i sondaggi in vista del voto di marzo. In prima fila, assieme a Marine Le Pen, Front National, data per favorita al primo turno delle presidenziali francesi ad aprile. E poi la padrona di casa, Frauke Petri, Alternative für Deutschland, che proverà a rendere dura la vita della cancelliera Merkel alle elezioni di settembre. E poi Matteo Salvini, Lega Nord, il più deciso, assieme all'alleata Giorgia Meloni, a chiedere il voto al più presto in Italia.
Oggi finalmente soffia un vento di libertà in tutto il mondo che coinvolge e rincuora i cittadini. Good luck and good job, Mr. Trump. Abbiamo la responsabilità di essere protagonisti di una fase cruciale per il nostro continente, dice Salvini. Saremo probabilmente all'inizio di una nuova classe dirigente che sarà chiamata a mettere davanti a sé gli interessi della propria gente. E ancora, l'euro è un esperimento fallito, serve un'uscita ordinata. Salvini posa per la foto di gruppo a Coblenza. A Roma Giorgia Meloni lancia per sabato prossimo la manifestazione Italia Sovrana, con il leader leghista ospite principale. E con Silvio Berlusconi sempre più distante. Una buona notizia per lo sci italiano, perché Dominic Paris ha vinto la discesa libera di Kitzbühel, valida per la Coppa del Mondo. Per l'azzurro è la seconda vittoria in discesa sulla mitica Strife dopo quella del 2013. Tra l'altro aveva conquistato un secondo posto anche nel 2015. Sul podio austriaco anche i francesi Moan e Claret. Quarto l'altro azzurro, l'altro italiano Phil. E allora, tra poco dopo la pubblicità, cioè 8:30, ospiti di Lilli Gruber, si parla di Vaticano con Emiliano Fittipaldi, Massimo Franco e Thomas Williams, giornalista e teologo. Noi ci rivediamo per eventuali aggiornamenti dopo la pubblicità. Di nuovo studio con un aggiornamento che arriva dagli Stati Uniti, esattamente da Washington, e riguarda la marcia di protesta contro il neo presidente Donald Trump. Ieri Trump nel discorso di insediamento aveva detto che vuole essere suo obiettivo il presidente di tutti gli americani, prima l'America, evidentemente un messaggio che non viene accolto positivamente da tutti gli americani, perché pensate, a Washington addirittura stanno partecipando talmente tante persone alla marcia che non si procederà, quindi sono talmente tante che rimarranno bloccate e manifesteranno rimanendo ferme in piazza, diciamo così, perché sono talmente tante che non si possono spostare e comunque non gli è stato dato il permesso di avvicinarsi alla Casa Bianca. Questo è tutto, questo vi auguriamo un buon proseguimento di serata.